Lunedì 29 febbraio 2016, la Sala Aldo Moro del Palazzo Montecitorio di Roma diventa teatro del convegno Dalla libertà di ricerca alla ricerca delle libertà, a 10 anni dalla scomparsa di Luca Coscioni. Il mondo della neuroscienza, ma anche il mondo sociale e politico, si alternano per parlare del delicato tema dell'eutanasia. In chiusura, la cerimonia di consegna del premio Luca Coscioni 2015 ai vincitori per le tesi La comunicazione pubblica della scienza, con Maria Antonietta Farina Coscioni. Ma io sono stato contento di essere qui oggi, innanzitutto per un fatto emotivo. Luca lo seguivo io, l'ho seguito all'inizio e poi soprattutto nella fase finale, quindi oggi abbiamo parlato delle scelte di fine vita. Ed è un argomento che chi come me si confronta quotidianamente con malattie devastanti come la SLA che aveva colpito Luca Coscioni, è un argomento di grande importanza perché, come ho detto oggi nell'intervento, ci sono persone che soffrono per una malattia terribile come la SLA e si trovano a soffrire beffardamente anche per causa di incertezze, di ignoranza, di pregiudizi legati alle scelte di fine vita. Abbiamo chiarito che dal punto di vista etico, giuridico e deontologico, la persona con una malattia così grave che arriva a fare delle scelte se continuare o meno con dei trattamenti invasivi, ha il diritto di scegliere sia se accettare all'inizio, sia se una volta accettato e per evolvere le malattie cambia la situazione, a rinunciare. Purtroppo l'incertezza continua in questi argomenti ed è causa di sofferenza delle persone. Io sono sempre convinto che non c'è bisogno di continuare a fare leggi su un argomento così delicato perché c'è il rischio che veramente ci si impantani, ma probabilmente comincio a convincermi che fare una legge di una semplicità straordinaria, che la persona che fa un trattamento di tipo ventilatorio può accettare o rifiutare, o una volta accettato può rinunciare, e questo rientra nell'articolo 32 della Costituzione, che è il diritto al consenso informato, forse siamo obbligati a farlo e la si faccia. Il confronto è stato interessante con giuristi e con altre persone, penso che questo contribuisca a un progresso culturale sull'argomento. È stata una giornata estremamente interessante e anche toccante in certi passaggi, e credo che nelle discussioni sia del mattino che del pomeriggio siano emersi dei temi di grandissimo rilievo. Per quanto riguarda in particolare quella del pomeriggio a cui ho partecipato, mi è parso che questa interlocuzione anche tra Beppino Englaro, tra il magistrato Nordio, su che cosa i giudici possono o non possono fare, sulla necessità che ci sia una legge, sulla necessità di una scelta politica del legislatore in questa materia, sia qualcosa che è apparso in tutta la sua chiarezza, e per questo mi auguro che veramente il Parlamento inizi, come pare stia per accadere, a discutere di queste tematiche che sono assolutamente urgenti e centrali per la vita delle persone. L'idea della tesi è partita da me perché ho un forte interesse nei confronti della comunicazione pubblica della scienza, e dal mio elaborato emerge che la comunicazione del metodo Stamicana attraverso il programma Le Iene Show ha puntato più su diciamo un aspetto emotivo piuttosto che scientifico, e questo ha creato disinformazione e soprattutto false speranze nei confronti di pazienti che sono affetti da malattie attualmente incurabili. La tesi era concentrata su 3 casi di pseudoscienze, il caso Stamina, Di Bella e Bonifacio, che pur essendo avvenuti a 44 anni di distanza il primo dall'ultimo, hanno presentato delle caratteristiche simili che ho voluto analizzare. Le ho analizzate partendo soprattutto dal lato comunicativo, quindi dei media da una parte per quanto riguarda la carta stampata,
e dall'altra per quanto riguarda la televisione, quindi tutti i talk show che ne hanno parlato, per capire come ne hanno parlato e quale responsabilità hanno avuto nello scatenare un movimento così forte nell'opinione pubblica, tanto da far scendere le masse in piazza, far protestare la gente per l'accesso a queste cure di cui non si aveva nessun tipo di validità scientifica, e fatto anche muovere la parte giuridica italiana, la parte della magistratura a favore di queste teorie scientifiche non meglio approvate, e dall'altra parte far muovere anche il Parlamento con delle leggi assolutamente contrarie a qualsiasi principio scientifico di validità. La mia tesi ha parlato in particolare del rapporto tra le nuove tecnologie e gli health, in particolare dei social media collegati agli health. Ho trattato sia il punto di vista dei pazienti sia il punto di vista dei professionisti sanitari, quindi diciamo i due lati della barricata, e ho messo in evidenza i pro e i contro. Infatti il titolo della tesi è stato Social Media di Health, the Bright and the Dark Sides of the Social Moon, per mettere in evidenza quindi sia i pro sia i contro di queste nuove tecnologie, che come abbiamo avuto modo di vedere anche nel corso di questo evento, daranno grandi grattacapi sia dal punto di vista legale sia dal punto di vista etico, perché sia i professionisti sanitari sia i pazienti dovranno imparare ad usare consapevolmente queste nuove piattaforme. Infine ho fatto anche un focus sulle tendenze future di questo campo, in particolare mi sono soffermato sulla mobile health e quindi sulle app per la salute, sull'internet delle cose, sui big data e sui dispositivi indossabili.